Io sono molto convinto, stato sempre molto convinto di questa opzione perché conosco Stefania Pezzopane da tanto tempo, conosco quanto Stefania ami la sua città, quanto ami L'Aquila. L'Aquila ha bisogno di essere amata, L'Aquila ha bisogno di una sindaca che la ami, che la interpreti con tutte le sue forze. E Stefania è la persona giusta, la conoscete tutti quanto è forte, determinata, e credo che sarà la sindaca giusta per vivere i prossimi 5 anni di questa straordinaria città. Questa questione principale è quella di aiutare i giovani nel nostro paese, evitare che i giovani se ne vadano da casa troppo tardi. Se se ne vanno da casa troppo tardi non c'è nessuna possibilità perché la demografia riparta, perché riescano ad avere un futuro, anche un futuro lavorativo. Troppi giovani non trovano nessuna chance qui da noi in Italia e se ne vanno fuori e non tornano indietro. Il nostro impegno, anche il mio impegno, io ho passato 7 anni in un'università all'estero in cui passavo il tempo a cercare di convincere i ragazzi poi a tornare in Italia, tanti degli studenti italiani che erano lì, è quella di costruire formule contrattuali che aiutino i giovani a 22, a 24 anni, a 20 anni ad avere un lavoro vero, non a cominciare la loro attività professionale con una moltiplicazione di stage gratuiti, tirocini gratuiti. Per noi abolire gli stage gratuiti, trasformarli in primo lavoro vero, con uno stipendio decente, introdurre il salario minimo, ridurre i tassi di precarietà nelle formule contrattuali è la ricetta con la quale abbiamo intenzione di operare. Accanto a questo la via maestra è quella della riduzione delle tasse sul lavoro. Il nostro è un paese che ha finito per premiare e incentivare l'investimento finanziario, che infatti è detassato. Che ha finito per premiare la rendita. No, noi dobbiamo premiare il lavoro e quindi l'intervento sul cuneo fiscale e la detassazione del lavoro è la via maestra sia per i lavoratori che per le imprese e soprattutto per i più giovani.